Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente riesco a girare il video sulle mie esperienze lavorative, o meglio sulle mie sfighe lavorative, perché quando si parla di lavoro, nel mio caso, più che di esperienza, si parla di sfiga. Perché se c'è una cosa che mi è sempre andata male nella vita è proprio il lavoro. Io oggi ho 39 anni, ne compio 40 fra pochissimo, quindi diciamo che ho 40 anni. E se devo fare un bilancio della mia vita lavorativa fino ad oggi, vedo che purtroppo le cose sono sempre girate male. Un po' ho fatto io delle scelte sbagliate, un po' sono stata veramente sfigata e quindi, insomma, il resoconto è negativo, le cose sono andate male. E ho pensato addirittura di farci un video perché me ne sono capitate veramente di tutti i colori. E quindi ho pensato di raggruppare un po' le mie esperienze e raccontarvele. Ovviamente non voglio che il video venga troppo lungo, quindi non vi parlerò di tutta la mia vita lavorativa, ma raggrupperò semplicemente quelle che sono state le esperienze più significative e più sfortunate, diciamo, che mi sono capitate nella vita. Prima di iniziare a raccontarvi tutte le mie esperienze, però vi voglio annunciare una novità, ossia che io ho trovato un lavoro, quindi in questo momento sto lavorando, però ci vado cauta, nel senso che in questo momento sto lavorando e sono stata regolarmente pagata, quindi non ho avuto nessun problema. Però la cautela è d'obbligo considerando le mie esperienze passate, quindi vi dico semplicemente che ho trovato un lavoro e che per ora le cose vanno bene, però in questo video non vi parlerò del mio lavoro attuale perché altrimenti viene un video eterno. Quindi magari farò un altro video per parlarvi del mio lavoro. Però chiudo la parentesi e veniamo alle mie esperienze lavorative sfigate. Io non farò nomi di persone, non farò nomi di aziende perché non lo ritengo giusto, perché voglio mantenere comunque la privacy di tutte le persone coinvolte e perché non è importante sapere il nome dell'azienda, ma più che altro la vicenda, cioè il contenuto di quello che mi è capitato. Mi sono successe tantissime cose e addirittura me le sono scritte su un quaderno perché alcune sono proprio inverosimili. Se non fossero capitate a me, probabilmente non ci avrei mai creduto, e invece ci devo credere perché le ho vissute sulla mia pelle. Partiamo dalla prima esperienza in assoluto che è stata sfortunata. Io quando avevo 19 anni non avevo più voglia di studiare, quindi anziché andare all'università ho deciso di cercarmi un lavoro. Poi all'università io ci sono andata, ma ci sono andata molti anni dopo rispetto al post diploma, diciamo. Quindi scusate se sentite le campane fuori, ma io abito di fronte alla chiesa e quindi è così. Comunque, veniamo a noi. Io a 19 anni ho cercato lavoro e avevo trovato lavoro in un call center, però i call center di quando io avevo 19 anni non erano gli stessi call center a cui siamo abituati oggi. Il lavoro veniva svolto in un modo un pochino diverso. Questa azienda si occupava di raccogliere, diciamo, tutte le richieste delle varie aziende e facevano attività telefonica, ma non era un'attività esclusivamente di vendita. C'erano anche dei sondaggi telefonici, c'erano delle consulenze alle aziende, quindi era una cosa abbastanza varia che mi piaceva molto perché a me piaceva lavorare con il telefono e mi piaceva l'idea di non fare sempre la stessa cosa, ma di cambiare il lavoro. Quindi mi sono occupata anche di vendita in realtà, però mi sono occupata di consulenza alle aziende, mi sono occupata di sondaggi telefonici, mi sono occupata di semplici raccolte di informazioni, sempre telefoniche, mi sono occupata di raccolta fondi, quindi di una serie di cose diverse. E devo dire che quando avevo 19 anni, 20 anni, insomma, quell'età lì, era un lavoro che svolgevo molto volentieri. Ma non era un lavoro pagato ai massimi livelli perché la paga era piuttosto bassa. Però c'è da considerare che io all'epoca abitavo con i miei genitori e quindi anche se lo stipendio era un po' più basso, comunque mi andava benissimo perché non avevo tutte quelle spese che si hanno quando si vive da soli. E quindi diciamo che quello che prendevo poi me lo potevo mettere via, me lo potevo tenere per i miei progetti futuri o per le mie piccole spese. Quindi era un lavoro che per una ragazza di quell'età andava bene, diciamo così.
Quindi ero contenta, lo stavo svolgendo con estremo piacere e poi, dopo un po' di mesi, più o meno 6-7 mesi, mi è stato comunicato che l'azienda avrebbe chiuso e quindi io mi sarei ritrovata a casa senza lavoro perché l'azienda aveva dichiarato fallimento. E quindi quella è stata la mia prima sfiga, perché io ero contenta di questo lavoro e mi è stato comunicato che non avrei potuto più svolgerlo perché chiudevano, quindi non esisteva più l'azienda. E quindi lì ho avuto a che fare con la prima delusione lavorativa, con la prima paura anche, perché io ho detto adesso me ne devo cercare un altro, se non lo trovo come faccio? E quindi mi sono messa a cercare un altro lavoro. Io sono andata a lavorare in questa azienda che era una società di consulenza e dovevo fare l'impiegata, proprio un semplice lavoro da impiegata. E lì le cose sono state abbastanza tragiche, devo dire. Io su questo argomento particolare, se vi interessa, sono disposta a fare un video a parte, perché ho avuto un'esperienza veramente dolorosa, perché sono stata vittima di mobbing. Il mobbing, per chi non lo sapesse, è una violenza psicologica che viene esercitata su una persona da parte di più colleghi oppure da parte di un solo collega in un ambiente lavorativo e vi assicuro che è un'esperienza bruttissima e molto molto dolorosa. Io non mi voglio soffermare troppo adesso su questa esperienza perché altrimenti davvero il video viene eterno. Quindi, se volete saperne di più, io il video ve lo faccio volentieri. Se può essere utile, io lo faccio volentieri. Basta che voi me lo scriviate sotto nei commenti, mi dite sì, mi interessa conoscere la tua esperienza di mobbing e io il video lo giro. Quindi fatemelo sapere giù nei commenti. Se invece non vi interessa, va bene, pazienza, non farò il video. Però, insomma, questa è stata un'esperienza brutta, un capitolo brutto e quindi fa parte un po' di quelle che sono le mie esperienze negative legate al lavoro. Dopo l'esperienza di mobbing, le cose sono un po' cambiate perché io ho deciso di riprendere con gli studi. Quindi ho fatto dei corsi, ho fatto l'università, ho fatto una specializzazione post laurea, ho fatto una serie di master, quindi io ho studiato per tantissimo tempo, per tantissimi anni. E ho preso anche dei titoli di studio abbastanza di spessore, diciamo così. Ho aperto una mia attività, avevo la mia partita IVA, le cose anche lì sono andate male, un po' perché io mi sono resa conto che ho fatto la scelta sbagliata e che quel tipo di lavoro non faceva per me in assoluto, e un po' perché comunque le cose non sono andate proprio benissimo anche dal punto di vista economico, perché io non riuscivo assolutamente a guadagnare una cifra sufficiente per mantenermi e quindi anche lì le cose sono andate male. Io qui, ragazzi, però vi devo chiedere scusa perché non me la sento di riaprire questo capitolo e quindi il motivo per cui non ho detto qual era l'attività e quali sono tutti i titoli di studio che io ho preso è perché preferisco tenere quel capitolo riservato, perché comunque è una cosa della mia vita privata che non mi sento di esporre in pubblico. E quindi vi domando scusa, ma non ne parlerò nel dettaglio proprio per questa ragione. Vi dico solo che anche lì le cose sono andate male, che quello è un capitolo che ho deciso di chiudere nella primavera del 2017 e ho deciso di non riaprirlo più. Quindi, dalla primavera del 2017 in avanti c'è stata poi la ricerca del lavoro, di un altro tipo di lavoro. E lì le cose sono andate particolarmente male perché le sfighe si sono raggruppate un pochino tutte insieme. Quindi io ho cominciato a cercare lavoro, lo cercavo attivamente perché comunque la maggior parte delle mie giornate erano dedicate alla ricerca del lavoro, quindi tra la stesura del mio curriculum, tra la ricerca del lavoro sui vari portali, tra lo svolgimento dei colloqui e magari anche delle prove lavorative che mi venivano proposte, io ho passato una buona parte del mio tempo a cercare lavoro e a svolgere determinati lavori che però sono andati male. E qui invece entro nel dettaglio, senza fare nomi di aziende e di persone, però vi spiego quello che mi è successo. Il primo lavoro che ho trovato proprio alla fine del 2017 era un lavoro di vendita di prodotti legati al benessere della persona.
È una cosa che a me non è mai piaciuta granché, perché a me la vendita non mi è mai piaciuta, non mi è mai piaciuto vendere, non mi sono mai ritenuta comunque predisposta alla vendita, proprio perché comunque non mi piace. E quindi diciamo che ero molto molto dubbiosa se accettare o no questo lavoro, un po' perché sapevo che non ci sarei riuscita granché. E un po' perché non mi piaceva, però dall'altra parte c'era una cosa che invece mi è sempre piaciuta molto, che era il benessere, quindi tutto quello che riguarda la salute e il benessere della persona a me è sempre interessato. E quindi avevo un po' queste due cose sul piatto della bilancia e ho pensato di provarci perché il settore comunque mi piaceva. Solo che qual è stato il problema, oltre al fatto che io non ero capace a vendere? È che io dovevo vendere principalmente degli integratori alimentari che erano semplicemente dei multivitaminici, quindi stiamo parlando di prodotti che avevano all'interno sali minerali e vitamine. Il problema non era però il fatto che io dovevo vendere queste cose, il problema è che dovevo spacciare questo prodotto per qualcosa che non era. Quindi io dovevo vendere un multivitaminico e spacciarlo per un prodotto dimagrante. Appena io mi sono resa conto che mi chiedevano questo, ovviamente me ne sono tirata fuori immediatamente, perché se c'è una cosa che non mi piace fare è prendere in giro le persone e truffarle, perché comunque se io ti vendo un multivitaminico e ti dico che è un prodotto dimagrante, ti sto truffando. A casa mia questa è una truffa. Poi non lo so. Io non sono un avvocato, non me ne intendo di queste cose, non ne so nulla, ma credo che vendere una cosa per un'altra sia una truffa. Se mi sto sbagliando, scrivetemelo nei commenti, ma secondo me è così. Comunque io non me la sono sentita di fare questa cosa, non mi sembrava assolutamente corretta, mi sembrava che loro vendessero proprio fumo e quindi ho lasciato perdere. Però ci sono rimasta male perché comunque io all'inizio, prima di scoprire che dovevo truffare le persone, ci ho messo comunque dell'impegno perché comunque l'attività andava un po' preparata anche, quindi cercavo di fare del mio meglio, ci ho creduto, mi sono illusa e quindi le cose diciamo che poi si sono concluse abbastanza male perché io sono rimasta delusa e quindi c'è stata dietro a tutta questa cosa una sofferenza e un nervosismo non indifferenti. Però io ho detto no, non mi arrendo, non mi arrendo e continuo a cercare un altro lavoro, continuo a vedere se le cose girano bene. E lì ho trovato una cosa che pensavo sarebbe stata veramente fantastica, perché mi chiedevano di somministrare delle interviste telefoniche a medici o personale sanitario per una ricerca in ambito medico. Quindi praticamente io avrei dovuto raccogliere dei dati attraverso questa intervista che poi sarebbero stati analizzati allo scopo appunto di creare un particolare tipo di farmaco. Non entro nel dettaglio. Il lavoro sembrava veramente bellissimo, tra l'altro mi piaceva l'idea di collaborare ad una ricerca in ambito sanitario, però qual è stato il problema? Il problema è che questo lavoro non era pagato, o meglio, era pagato, ma era pagato talmente poco che io non me la sento di dire che era pagato. E adesso vi spiego bene. Dunque, io avrei dovuto lavorare 4 ore al giorno, 5 giorni a settimana, quindi 20 ore settimanali, per una paga di 3 euro a settimana, quindi 12 euro al mese per lavorare 20 ore settimanali. Quando avevo 12 anni, mio padre mi dava la paghetta a fine mese e vi assicuro che era molto più alta di questa. Quindi, ragazzi, 12 euro al mese. Io assolutamente non ho ritenuto opportuno accettare perché mi sembrava svalutante prima di tutto per me stessa. E lì ci sono rimasta veramente male perché in questo lavoro ci credevo, mi piaceva. Quando mi hanno detto sì, però la paga è questa, io assolutamente non me la sono sentita. Inoltre c'era l'aggravante perché non solo la paga era di 12 euro al mese, ma non venivano dati tutti i mesi, ma ogni 3 mesi. Quindi avrei ricevuto lo stipendio così basso ogni 3 mesi anziché una volta al mese, quindi 36 euro ogni 3 mesi. E io ho anche pensato, se poi questi dopo 3 mesi non mi pagano, io mi sono ritrovata a lavorare gratis, quindi ho chiuso la porta e me ne sono andata. Però
perché non mi sembrava proprio fattibile. Poi mi è capitato un altro lavoro, molto più semplice, molto più rilassante anche se vogliamo, perché io dovevo semplicemente inserire su internet in un e-commerce dei prodotti che un'azienda avrebbe messo in vendita. Questa azienda si occupava di vendere elettrodomestici, quindi io dovevo inserire in questo e-commerce tutti gli elettrodomestici in vendita, quindi la foto, la descrizione, il prezzo del prodotto e la mail a cui scrivere nel caso, insomma, di interesse per l'acquisto di questi prodotti. Questo mi sembrava un lavoro assolutamente normale, carino, che io comunque sono in grado di svolgere, e la paga non era neanche così bassa. Infatti avevo un po' il dubbio, ho detto chissà se poi me li danno davvero. Però ho voluto comunque darmi una possibilità, perché se io non avessi provato mi sarebbe comunque rimasto il dubbio. Perché io diciamo che un po' l'avevo intuito che forse questi soldi non sarebbero mai arrivati, però se avessi detto subito di no senza provare, ovviamente sarei rimasta con il dubbio. Quindi io ho voluto provare, ho lavorato, ho fatto questo tipo di lavoro, ho inserito tutti i prodotti e poi alla fine del mese, secondo voi questi soldi mi sono arrivati? No, non mi sono arrivati. Io ho fatto presente alla persona che mi aveva dato il lavoro che mi avrebbe dovuto versare i soldi. Ma questa persona si è resa irreperibile. Il contratto che mi aveva fatto firmare in realtà non era valido perché praticamente io lo avevo firmato, però per essere valido questa persona avrebbe dovuto mandarmelo controfirmato. Non lo ha mai controfirmato e quindi non era valido. Ora io poi ripeto, non sono un avvocato, non mi intendo di giurisprudenza, quindi sicuramente ho fatto io degli sbagli. Avrei dovuto chiedere una consulenza, avrei dovuto informarmi bene, avrei dovuto capire meglio, però alla fine non l'ho fatto e quindi sicuramente ci ho messo del mio. Però io comunque ho voluto dare fiducia a questa persona. E ho cominciato a lavorare, poi mi sono resa conto che le cose non stavano andando proprio come avrebbero dovuto. Quando dico che si è resa irreperibile questa persona, intendo dire che mi ha proprio bloccata. Ha bloccato il mio numero, mi ha bloccata su WhatsApp, non mi rispondeva sul numero di telefono fisso che era, diciamo, che mi aveva dato, e quindi io non ho più avuto modo di contattarla. Avevo il suo nome, avevo il suo cognome, avrei potuto comunque probabilmente rivolgermi a un avvocato, fare qualcosa, ma ho preferito lasciar perdere, intanto perché l'avvocato costa. Poi perché comunque i tempi della giustizia sono troppo lunghi. Io non volevo assolutamente aggiungere altro stress a quello che già avevo di mio e quindi ho preferito che le cose andassero così. E ancora oggi vi dico, ho fatto bene, perché anche se adesso arrivasse qualcuno e mi dicesse mi occupo io di questa cosa e non devi neanche pagare niente, direi di no perché non ne ho voglia, perché non mi va, perché non voglio comunque mettere in piedi una cosa del genere. Quindi ho lasciato perdere, tanto poi è passato anche un po' di tempo, quindi ho lasciato perdere e ho chiuso questo capitolo. E poi l'ultima, me la sono tenuta per ultima, che mi è capitata, risale a pochissimo tempo fa, perché stiamo parlando del mese di novembre del 2018. Ho trovato un lavoro che mi piaceva tantissimo. Era un lavoro in una scuola, era una scuola privata, che proponeva dei corsi particolari, particolari nel senso dei corsi professionali, e io avrei dovuto svolgere un lavoro di consulenza in un certo senso, perché avrei dovuto dare tutte le informazioni riguardanti i corsi e assistere le persone che si volevano iscrivere in tutta la loro operazione, diciamo, legata all'iscrizione. Quindi un lavoro di consulenza e da una parte un po' di segreteria, perché comunque mi dovevo occupare di iscriverli, di controllare i pagamenti, insomma, tutta una cosa di questo genere. E questo era un lavoro che mi piaceva. Inoltre, per poterlo svolgere, io ho dovuto fare una selezione veramente lunga e molto particolare, perché in primo luogo ho fatto il classico colloquio di lavoro. Poi ho dovuto fare un colloquio con una psicologa che mi ha fatto un sacco di domande, anche personali, che secondo me non c'entravano molto con il lavoro.
poi ho dovuto fare un corso di formazione selettivo, nel senso che il corso di formazione prevedeva una serie di esami da svolgere che comunque io dovevo superare per poter ottenere il lavoro. Quindi è stato difficile perché c'era lo stress, c'era un po' di ansia d'esame. C'era comunque il fatto che io dovevo studiare i contenuti di questo corso, quindi mi sono fatta il colloquio di lavoro, il colloquio con la psicologa e poi mi sono dovuta fare questo corso di formazione con tutti gli esami. Quindi, ragazzi, diciamo che non è stata una passeggiata. Sono riuscita comunque a ottenere il lavoro e quindi ero felicissima, ero veramente felicissima. Ho cominciato a lavorare e poi cosa mi hanno detto? Mi hanno detto sì, però noi ti paghiamo e la paga sarebbe stata di 500 euro al mese per 4 ore al giorno. Noi ti paghiamo solo se la persona che tu contatti, io dovevo contattarli telefonicamente perché comunque le informazioni venivano date al telefono. Se la persona che tu contatti al telefono ti risponde, se non ti risponde, noi non ti paghiamo. E io ho detto: scusa, in che senso? Non mi pagate se non mi risponde? Sì, perché se non ti risponde, noi non possiamo pagarti. Io, però, siccome il lavoro mi piaceva, ho voluto comunque fare un tentativo e ho resistito per tutto il mese di novembre, quindi ho anche resistito troppo, diciamo. Per tutto il mese di novembre io ho provato a fare questo lavoro e mi sono resa conto con rammarico che le persone la maggior parte delle volte al telefono non rispondevano perché diciamo, venivano contattate in un orario che è quello lavorativo in cui probabilmente non avevano tempo di rispondere. Quando rispondevano, chiedevano di essere ricontattate in un altro momento e quando io le ricontattavo non rispondevano lo stesso. Quindi io mi sono ritrovata a fare telefonate a vuoto per tutto il mese e anziché 500 euro alla fine del mese ne ho preso 128 perché loro contavano solo quelli che rispondevano. Quindi potete capire la mia delusione immensa. Intanto io poi alla fine dei conti ho lavorato molto più di 4 ore al giorno perché comunque quando dovevo richiamarli in altri orari, magari erano orari che erano fuori del mio turno, però io mi ero resa disponibile perché ci credevo, perché volevo farlo, però per una paga di 128 euro al mese, lavorando quasi 7 ore, a volte anche 8 al giorno, mi sembrava veramente una cosa svalutante e non proponibile. E quindi ho deciso di lasciar perdere e di andarmene. Però la cosa fortunata è stata che proprio in quel momento io ho trovato l'altro lavoro, quello che sto facendo adesso. Quindi me ne sono andata, ma avevo, diciamo, sul piatto l'altra possibilità. E quindi le cose stanno così. Queste sono tutte le mie esperienze, non proprio tutte, ma quelle sicuramente più significative e più sfortunate. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete avuto delle esperienze simili o comunque se siete stati anche voi così sfortunati per quello che riguarda il lavoro. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.